Il capitolo sedicesimo del libro di Dagoberto Bellucci sul sionismo è intitolato Le multinazionali sioniste all'assalto dei mercati mondiali, il caso italiano. Dopo una premessa dove dice che l'Italia si sa rappresenta l'ultima ruota del carro finanziario europeo, snobbata dai partner per la sua cronica instabilità politica e per le sue costanti sbandate che ne fanno un paese a rischio, l'Italia ha saputo districarsi nelle vicende internazionali ricorrendo spesso a azzardi a volte mal calcolati. È sempre successo per l'Italia. Gli Attenzione. italiani non amano rischiare, sono caratterialmente e antropologicamente paciosi, ma se costretti dagli eventi non si sanno tirare indietro, magari anche quando una maggiore oculatezza non guasterebbe. È quello che è accaduto nella storia d'Italia negli ultimi 200 anni. Per Israele, non dobbiamo dimenticarlo, l'Italia è duplicemente colpevole. Da un lato perché nulla della civiltà romana e successivamente perché centro della cristianità, perché culla della civiltà romana e successivamente perché centro della cristianità, scusate. Controllare l'economia e la politica italiana risultano oggettivamente fondamentali per l'oligarchia sionista ai fini di una vittoria totale e di uno spregio ai due principali ostacoli che per secoli gli si sono opposti con determinazione e volontà egemoniche. Gli ebrei, scriveva Giovanni Preziosi nel 1920 e ripeteva nel 1944, sono in Italia alla testa della grande banca. Danno una percentuale altissima di membri ai consigli di amministrazione delle nostre società anonime. Sono numerosi tra i membri del Senato e della Camera, dei deputati. Occupano i primi e i più importanti posti delle nostre amministrazioni di Stato. Nel campo dell'insegnamento sono numerosissimi e alcune facoltà delle nostre università sono divenute un loro campo chiuso. Hanno nelle mani quasi tutte le case editrici librarie d'Italia. Molte parti dei giornali quotidiani sono nelle loro mani. Né si dimentichi che tutte le iniziative affaristiche, anche quelle a tinta patriottica, hanno alla loro testa un ebreo. Sarebbe il caso di aprire una piccola parentesi dicendo che a proposito dei docenti universitari, uno dei più importanti studiosi di Ezra Pound, il quale si dichiarò fascista in più di un'occasione e l'autore delle famose proclami da Radio Roma nei confronti dei moniti che rivolgeva alla leadership politica americana di non entrare in guerra nella seconda guerra mondiale, è uno dei principali invitati quasi quotidianamente, quasi due volte all'anno a Tel Aviv presso un consiglio delle università mondiali che si tiene a Tel Aviv appunto Coordinare gli insegnamenti. per coordinare gli insegnamenti e per indurre questo docente universitario, insieme ad altissimi, moltissimi altri, a ignorare quella che sarebbe stata la condotta e l'orientamento di Ezra Pound, naturalmente filofascista, soprattutto per quanto riguardava l'usura delle banche praticata appunto dal 1920 al 1945, poi dal 45 fino ai giorni nostri. Ecco, allora possiamo proseguire. Così descriveva Giovanni Preziosi l'influenza dell'ebraismo italiano nella vita politica italiana degli anni 20, ulteriormente rafforzata dalla guerra giudaica condotta contro il fascismo e il nazionalsocialismo nel 1939-45. Nel nostro paese i rami principali dell'industria produttiva sono essenzialmente quattro: la siderurgia, la meccanica, la chimica e il tessile. Per ognuno di questi rami si sono distinte nel corso del nostro secolo delle imprese che hanno realmente contribuito alla costruzione del nostro miracolo economico: Fiat, Ansaldo, Olivetti, Pirelli, Marzotto, SNIA, Viscosa, per fare solo qualche nome. L'Italia è stata per moltissimo tempo una specie di terra promessa per banchieri e finanzieri, sin dai tempi della Serenissima. Gli ebrei raggiunsero i nostri lidi per costruire il loro impero. William Shakespeare ambienterà proprio in riva alla Laguna Veneta il suo dramma teatrale più famoso, Il Mercante di Venezia,
dove giganteggia la figura dell'usuraio ebreo Shylock, stereotipo di qualsiasi successiva rappresentazione dell'abilità del popolo di Israele. La finanza italiana nasce erede delle diverse istituzioni medievali fiorentine, lombarde, venete e romane. Quando nel 48 si schiusero i ghetti in Italia, i maggiori centri ebraici erano Livorno, la Sion italiana, Roma, Trieste, Mantova, Ancona, Venezia, Torino, Ferrara, Firenze e Venezia, scrive Carlo Alberto Roncioni. L'opera compiuta degli ebrei in Piemonte per interessare i pubblici poteri alla causa della loro emancipazione fu messa in luce dall'ebreo Giuseppe Levi. Gli ebrei diffusero libri, giornali, pubblicazioni a loro favorevoli, premiarono gli autori che scrissero in difesa del giudaismo, parteciparono alle agitazioni patriottiche dando al paese uomini e denaro. Banche e istituti di credito serviranno dunque ad Israele a conquistare una posizione privilegiata nel periodo risorgimentale, determinando così una successiva scalata ai vertici del neonato Stato unitario, fondato sul laicismo e sull'anticlericalismo. Nessuna persona, sia scrittore o uomo politico o diplomatico, può dirsi matura finché non abbia affrontato a fondo il problema ebraico, scriveva Wickham Steed. Non lo comprenderanno affatto i molti capi di Stato che andarono a determinare le vicende storiche del nostro paese. Già notevole a fine 800 con Vittorio Emanuele III, l'ebraizzazione del regno accelera il passo, scrive Piero Sella. Molti ebrei raggiungono nella pubblica amministrazione posizioni elevate. Uno di loro, Leone Wallenberg, è nel 1901 ministro delle finanze. L'anno successivo il generale Giuseppe Ottolenghi è nominato senatore e ministro della guerra. La disponibilità del sovrano nei confronti dei giudei fa sì che essi vengano ammessi alla cerchia più intima della casa reale. Sono ebrei il dentista Stilchiol e il pediatra Luzzatti, figlio del più celebre uomo politico. La copiata ebraica che maggiormente si mette in luce in quegli anni è però quella costituita da Sidney Sonnino e da Luigi Luzzatti. Il primo è presidente del Consiglio nel 1906 e nel 1909, il secondo, fondatore della Banca Popolare di Milano, è noto, stando all'Artieri, come luogotenente di Sonnino, giunge all'altissima carica nel 1910. Nel settore economico e finanziario, che in Questi questa due serie. personaggi, sono all'origine del famoso massacro ordinato dal generale Bava Beccaris, perché furono quelli che misero quella tassa sul macinato, Sul pane, sì. tanto per dire in che razza di persone abbiamo a che fare, Che no? poi portò appunto all'assassinio del Che poi alla Umberto I. fine portò all'assassinio di Umberto Da I parte di. Che da parte di un strano personaggio ha un monumento che a ha Carrara, non solo un monumento a Carrara, all'anarchico Gaetano Bresci. ma c'è anche un libro di un famoso storico, Arrigo Petacco, che mette molti dubbi sul fatto che Bresci abbia operato di sua spontanea volontà. Comunque, proseguiamo. Onnicomprensiva, la finanza ebraica determina le vicende politiche e sociali dell'Italia liberale, che cerca disperatamente il suo posto al sole, la propria grandeur tra le nazioni europee. L'ebreo Sidney Sonnino sarà presidente del Consiglio con Luzzatti al tesoro. Poi, quando a rivestire la carica di presidente del Consiglio toccherà a Luzzatti, sarà nominato al tesoro l'altro ebreo Carlo Schanzer, che occuperà agli esteri il posto lasciato libero dallo stesso Sonnino. Secondo Sergio Minerbi, l'ebreo Schanzer sarà tra i principali sostenitori delle mire sioniste sulla Palestina e tra i più convinti assertori della realizzabilità della dichiarazione Balfour, che concesse agli ebrei il diritto a costituire una homeland, un focolare nazionale in Palestina. Come in altri paesi, ai vertici dei principali istituti bancari siedevano consigli di amministrazione diretti in massima parte da ebrei. La banca commerciale venne Che è fondata. all'origine dell'attuale banca che detiene la stragrande maggioranza delle azioni della Banca d'Italia. La banca commerciale venne fondata nel 1894 dall'iniziativa di due finanzieri israeliti tedeschi, naturalizzati italiani, Otto Joel e Frederick Weil.
L'unico azionista italiano era Sanseverino Vimercati, nominato presidente del Consiglio di amministrazione. All'indomani della Grande Guerra, due italiani, Pio e Marco Perrone, del gruppo Ansaldo, provarono a dare una scalata alla banca, trovandosi però contro l'ostinata resistenza di un ebreo di origini tedesche, Joseph, detto Giuseppe Töplitz. La Banca Commerciale Italiana viene diretta all'inizio del XX secolo dall'ebreo Giuseppe Töplitz, delle cui ambizioni e intuizioni finanziarie ha scritto Maurizio Blondet. Quanto a Giuseppe Töplitz sono rivelatrici le relazioni importantissime che stabilisce tra il 1900 e il 1904 come capo filiale di Venezia della Banca Commerciale. In quegli anni dissipati e fastosi frequenta la contessa Anna Morosini, figlia del banchiere genovese Morosini, detta la regina di Venezia per la sua mondanità. Strane intrecci tra genovesi e veneziani, che erano sempre all'epoca d'oro delle repubbliche italiane, erano sempre avversari se non nemici. La famiglia Morpurgo, fondatrice delle assicurazioni generali, il banchiere ebreo triestino Camillo Castiglione, che nel 1918 farà affari lucrosissimi dalla caduta dell'impero asburgico, infine, più importante di tutti, Töplitz, si lega d'amicizia al conte Volpi di Misurata. Le strade che da Venezia si apriranno per il Töplitz e per l'espansionismo finanziario della banca commerciale sono quelle che seguono la rotta franchista e sabbatea. Come abbiamo avuto già occasione di parlare nei precedenti volumi, il franchismo, un movimento eretico ebraico della Polonia del XVIII secolo, si era innestato sul troncone dell'eresia sabbatea di Rabbi Sabbatai Zevi, autoproclamatosi messia della nazione ebraica nell'anno 1666 e costretto ad una conversione forzata all'Islam dal califfo ottomano dell'epoca. Ora il problema di cui parliamo andrebbe affrontato in maniera sicuramente molto più complessa, così come in parte è riuscito al Blondet nel suo Gli Adelfi della dissoluzione. La comunità di cui parliamo è un gruppo omogeneo, unito non solo dagli affari, ma da riservate e profonde solidarietà. Essa tesse le sue relazioni confidenziali in una rete fitta e vastissima che da Mosca a Varsavia raggiunge Costantinopoli e Salonicco, città dove nel 1900 gli ebrei sono 75.000, la metà della popolazione. È in questa rete di relazioni che la filiale veneziana della Comit divenne l'avanguardia della penetrazione italiana verso est, verso i Balcani e l'impero ottomano. Punta di diamante di questa penetrazione è Giuseppe Volpi, che in seguito verrà insignito del titolo di conte di Misurata, innobilitato affarista e avventuriero, agisce non solo ben fornito di mezzi finanziari della comite, ma soprattutto delle lettere di credito che Giuseppe Töplitz gli dà e che gli aprono i riservatissimi ambienti ebraici attivi dell'impero ottomano. È così che Volpi può stabilire nell'ebraica Salonicco la testa di ponte della sua impresa, la società mineraria d'Oriente, legata al comitato di banche estere, di cui la comite è la più importante, che gestisce quasi un mandato di pignoramento il debito pubblico ottomano. E ci basterebbe questo, se non che aggiungiamo qualche altra piccola informazione sulla banca più importante banca d'Italia, che è appunto la Banca Commerciale Italiana. Chi è che ha gestito all'interno della Banca Commerciale Italiana e per decenni buona parte della politica antinazionale italiana attraverso uomini che poi dopo il 1945 diventeranno esponenti dell'ala più liberale, più liberista del governo, tipo la Malfa, tipo altri personaggi. La Malfa era funzionario della Comit. Certamente, altri personaggi del Partito Liberale, eccetera. E chi è stato? È stato un personaggio molto noto e molto defilato oltretutto, e questo è già una cosa molto importante. Questo personaggio ovviamente ha avuto, fin tanto che è morto, che poi è stato seppellito in un posto molto strano, e su questo bisognerebbe perderci anche un po' di tempo, questo personaggio ha avuto
anche di stretti rapporti di parentela con l'attuale cosiddetto capo del governo Mario Monti. Tornando alla Banca Commerciale Italiana, questa ha rappresentato la punta di diamante di una finanza laica e antifascista durante il ventennio e opposta alle due chiese, democristiana e comunista, politiche dominanti la scena nazionale e il mondo della cultura. Assieme alla Comite, le due principali banche di interesse nazionali sono il Credito Italiano e il Banco di Roma. La prima delle due è in mano al gruppo francese Lazard attraverso Mediobanca. Tutte le banche italiane sono collegate da strettissimi vincoli di tipo familiare e finanziario. L'italiano De Benedetti, oddio, dove sono andato? Aspetta, mi interrompi un attimo, Giorgio. L'italiano Carlo De Benedetti è un tramite dell'alta finanza, scrive Henri Coston. Nella presentazione del finanziere transalpino, il settimanale di Raymond Bouchin notava da qui a qualche anno che l'uomo d'affari ha acquistato i suoi titoli di nobiltà nella penisola con il salvataggio e la riconversione spettacolare dell'Olivetti, a tutt'oggi campione europea dopo IBM della microinformatica. Membro rispettato, stiamo parlando di Carlo Di Benedetti, certo, della comunità ebraica italiana, come fu lo stesso Camillo Olivetti, fondatore della famosa marca di macchine da scrivere, Carlo De Benedetti, numero uno dell'agroalimentare in Italia e di ben altri affari, dichiarò un giorno: vorrei fare in Francia ciò che ho fatto in Italia. Ambizioso di costruire in Europa un vasto impero industriale e finanziario, De Benedetti è già nel suo paese il secondo industriale, immediatamente dietro a Giovanni Agnelli, patron della FIA, animatore della branca europea della Trilaterale. Nonché editore di Repubblica. E questo direi che è il punto essenziale di tutta la questione, ovviamente. De Benedetti nel decennio 80 mise le mani attraverso il suo impero informatico di Ivrea sui settori dell'alimentazione, Buitoni, dei surgelati, Davigella, leader francese del settore, annettendosi oltre Alpre e Lavaleo, azienda leader nel settore radiatori e alternatori, attraverso la complicità dell'allora governo socialista presieduto da Fabius. Leader italiano dell'informatica e numero uno dell'industria alimentare, con l'acquisto della Buitoni, il finanziere ebreo andò all'arrembaggio del settore bancario acquistando la Banca Agricola Milanese, il Credito Romagnolo e l'Euro Immobiliare, concentrando poi i suoi sforzi nelle attività editoriali attraverso l'Espresso e la Repubblica, appunto, autentici portaparola della sinistra radical chic e ieri è ulivista e mondialista oggi. De Benedetti, stiamo parlando appunto di quella che è la conseguenza della banca commerciale dell'assalto alla Olivetti. De Benedetti possiede inoltre partecipazione di rilievo nell'industria di pneumatici, Pirelli, della metallurgia, GIM, nel settore assicurativo, compagnia relativa di assicurazioni, secondo gruppo assicurativo italiano. Acerrimo nemico di Berlusconi, malgrado questa antipatia di vecchia data, è entrata nel gruppo Mondadori, controllato dal carismatico imprenditore di Arcore, a riprova che a certi livelli denaro chiama denaro, affari chiamano affari. In ogni caso, in un certo senso Berlusconi si è conquistato una condanna definitiva da parte dell'establishment, proprio perché è riuscito a sottrarre la Mondadori, che è la società editrice più importante italiana, dalle grinfie di lor signori, perché è tutto lì, l'odio che questi lor signori sputano attraverso le televisioni, le radio, i loro giornali e quant'altro nei confronti di Berlusconi, perché Berlusconi era riuscito a sottrarre appunto la Mondadori a questa operazione. Per quanto riguarda la finanza ebraica nel territorio italiano, è utile segnalare questo, quanto scrive appunto Dagoberto Bellucci. La Banca Lazard fu fondata da Abraham Lazard, ebreo boemo che nel 1792, ai tempi della Rivoluzione francese, aveva lasciato Praga per raggiungere il paese che aveva concesso agli ebrei cittadinanza e diritti civili. André Meyer nacque sulla fine dell'Ottocento da una famiglia ebraica di modeste condizioni, libero pensatore, autodidatta, lavora come fattorino presso un agente di cambio ebreo. Divenuto procacciatore d'affari, viene notato da David Weil della Banque Lazard. Quello dei Lazare è un mondo particolarissimo, banchieri di sinistra, radical socialisti, patrioti, anticlericali, visceralmente anticomunisti, li ha dipinti Anne Sabouret.
Durante il regno di Vittorio Emanuele III, la plutocrazia sionista operava indisturbata attraverso i suoi emissari Benaldo Stinger, governatore della Banca d'Italia, Alberto Pirelli, legato al credito italiano, Alberto Beneduce, capo dell'IRI, e il sommenzionato Giovanni Volpi. Altre teste di ponte sionista nel nostro paese furono il finanziere ebreo palermitano Guido Jung, Giovanni Funni, entrambi saldamente collegati alla Fiat e alla Banca Morgan. Neanche il fascismo riuscì a scardinare l'influenza della plutocrazia sionista nel nostro paese, così che al momento opportuno cospiratori, sabotatori, industriali e vertici militari concordarono con i Savoia l'arresto e la detenzione di Mussolini nell'infame riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. E concludiamo con due cose. Intanto questo libro, di cui consigliamo la lettura, Franco Servello e Luciano Garibaldi, Perché uccisero Mussolini e Claretta, Oro e sangue a Dongo, e quindi evidentemente non solo Oro e sangue a Dongo, Rubettino, è una riedizione di un libro piuttosto importante che a suo tempo aveva scritto Franco Servello, Gli usurai della terra, libro scritto da Luigi Magrone, ma Luigi Magrone, e questo libro non l'ha scritto ieri, l'ha scritto molto tempo fa, tant'è vero che l'editore che ha ristampato il libro scrive: questo volume è la ristampa integrale dell'edizione del 1923, niente meno, del volume di Luigi Magrone pubblicato con il titolo originario de La malavita politico-bancaria contro lo Stato fascista. Quindi siamo nel 1923, quindi la guerra c'è stata, ma non nel 1940, c'è stata nel 1943. E concludiamo con una frase di un intervento in un importante convegno dello storico Vittorio Mathieu, che scrive: le varie società massoniche d'Inghilterra, della giovane Italia, l'Esperia dei fratelli Bandiera, il grande Oriente di cui fu gran maestro Garibaldi, eccetera, favorirono queste trasformazioni del patriottismo, passando dal sostegno degli inglesi al cittadino Capeto al sostegno di Gladstone ai Savoia contro i Borboni di Napoli. La filiazione di Vittorio Emanuele III al sostegno al fascismo, subito ripagato dal disprezzo del fascismo stesso, fino alla caduta del Gran Consiglio preparata da Grandi, che fece cadere il fascismo. Grandi ovviamente era anche un grande massone. Se posso concludere, c'è un pezzo importantissimo che forse è il caso di leggere, sempre in questo libro di Bellucci. Sì. L'attività giudaica giudeo-massonica, scrive tale Roncioni, cominciò fin dalla marcia su Roma. È noto infatti che Mussolini, la sera del 25 ottobre 1922, si incontrò a Roma col capo della massoneria di Piazza del Gesù, Raul Palermi, che gli promise l'appoggio dei massoni da lui dipendenti, fra i quali i già infiltrati Grandi, Balbo, Bottai, Acerbo, Farinacci, che poi lasciò la setta e fu vicino a Evola, Julius Evola, Finzi, Costanzo Ciano, De Bono, Rossoni, il generale Cittadini, aiutante in campo del re, il generale Fara, il grande ammiraglio Paolo Taon de Revel. Per gli ebrei la sorte fu ancora più rosea, ci furono molti ebrei anche alla marcia su Roma e alla campagna di Etiopia. Questo per dire quello che è stata... E questa è la realtà sulla quale noi dobbiamo confrontarci giornalmente. L'importante è conoscerle queste cose e non farsi turlupinare come i coglioni che stanno tutto il giorno a credere alle idiozie che dicono alla televisione.